Ma salve a tutti e ben ritrovati in una nuova puntata di Novel Cuisine, la mia rubrica dedicata ai videogiochi moderni o a quelli che devono ancora uscire, come nella scorsa puntata, no? E per questa seconda puntata ho scelto di portare Shitty Part of Me, un gioco che è uscito relativamente da poco, tra il 10 e l'11 dicembre, per PS4, Xbox One, Switch e Windows, cioè su Steam. Allora, questo gioco a primo impatto mi ricorda un po' Limbo. E devo dire che sembra molto carino, da quello che ho visto. Perché l'ho provato un po' prima di registrare per vedere se riuscivo a registrarlo. Però non ho fatto chissà che, giusto i movimenti essenziali e primari. E dovrebbe essere di genere platform, con elementi puzzle e rompicapo, un po' come Little Nightmares 2, quello dell'altra volta, o come Limbo Inside. Ed è stato sviluppato da uno studio francese, di cui il nome è impronunciabile, quindi andatevelo a cercare voi, perché io non riesco a dirlo quel nome. Però so che è stato pubblicato dalla Focus Home Interactive, che ricordiamo per gli Sherlock Holmes, i giochi di Sherlock Holmes. Ma ora mi vorrei muovere e incominciare questa seconda puntata di Novel Cuisine. Allora, USA. Noi controlliamo questa bambina, dovrebbe essere una bambina. Può saltare, vedete? Ci vediamo presto. C'è una panchina. Mi piaceva di più. Ma voi sentite che bella musica. Quando ero sull'altalena. E perché non ci sei rimasta? E qualcuno mi spingeva. Ah, ecco. No, vabbè, ma è spettacolare. Mi piaceva di più. Quando ero a terra. Adesso questo uccellino sarà nostro amico o nemico? Prova. E nessuno mi spingeva. Ero qui ancora. E ancora. Io provo a scendere giù. Ma si può andare anche su. No, devo andare per forza su. E ho provato ancora. Dicevano molte cose. Ma perché stavi sull'altalena? No! Ecco, prima morte. Tieni premuto RT per riavvolgere. No, vabbè. Ma che sono le sabbie del tempo? Prince of Persia. Ma io voglio prendere quell'uccellino. Come faccio? Eccolo qua. Puoi farcela. No, ma è bellissimo sto gioco. Almeno da quello che sto vedendo fino adesso. Forse avevano ragione. Guardati. Ma che sta succedendo?
tutto distorto. Cosa? Mi ha spinto a proseguire paura. No! Riavvolgiamo il tempo. Paura. Di loro. Ah, ma continua. Di me. Giusto, ho riavvolto il tempo. Ah no, doveva andare così. Dai, corri, bimba. Ma come faccio? No. Diventa sempre più difficile. Ma non ce la faccio in tempo. No, ce l'avevo fatta. Oh, ce l'ho fatta. Voi avrete visto sicuramente un taglio, ma ci ho messo un sacco di tempo. E sono morto. Di noi comunque stava scritto. Shitty part of me. Non riuscivo a trovare il tempismo esatto. Sessione numero 2, tra le ombre. Ah, era un incubo di questa bambina. Adesso si sta stiracchiando. When I wake up, something is missing and something is new. Allora, quando mi sveglio, un lungo sogno. Poi, secondo quello che ho trovato nelle mie ricerche, chiuso come sempre. Dicevo, secondo le mie ricerche, ci dovrebbe essere la voce narrante di un'attrice di Game of Thrones, Il Trono di Spade, serie che tra l'altro io non ho visto. E comunque io credo che qui non si possa fare niente, quindi uscirei. Ti stai ancora nascondendo? Ma chi? Ma dove siamo? In un orfanotrofio. Back then I had to hide in the shadows. Vuota. Ti devi nascondere tra le ombre. E perché? Ah, non puoi esporti alla luce. Where nobody could see me. Dove nessuno poteva vedermi. Hai dormito bene? The light was dangerous. La luce era pericolosa. Ho fatto un sogno bellissimo, dove ero al sicuro. Ci dobbiamo muovere nell'oscurità. Dobbiamo agire col favore delle tenebre. Perché non c'era luce. Ma che è successo? Come faccio a superare questo punto? Devo prendere subito questo uccellino di carta. Ah no, mi devo nascondere dietro il tavolo forse. No, non ce la fa. Ma io voglio l'uccellino. No. Allora?
Ma che è una vampirella allora, che non sopporta la luce? Sempre testarda. Aspetta, sicuro, pericoloso. Sempre distratta, sbadata, disattenta. La porta è chiusa. Grande impegno. Ma io comunque, come al solito, non ci sto a capire molto. Grande concentrazione. Comunque ricorda molto Limbo, sto gioco. Luci spaventose. Parole, altre parole. Parole buone, parole cattive. Libri felici con bei disegni. Ma dove devo andare adesso? Di qua. Oh, e che cos'è quello? Però prima voglio prendere questo uccellino. No. Ma perché non sopporta la luce? Ancora debole, vai avanti. E adesso vediamo chi è questo. Vuoi giocare? Non vuole mai giocare. Libri senza... Libri tristi senza... Non riesco a leggere. Boh. Ma con questo coso non posso fare niente. Parleranno. Diranno. Vedranno. Proverai. C'è qualcuno sull'altalena. C'è troppa luce fuori. Non essere triste, uomo statuo. Meglio stare tra le ombre. E qua? I'm sad too. All on my own. Ma povera. Loro aspettavano.
were looking. Loro guardavano. They were probably judging all the time. La giudicavano sempre. Si può scendere da qua? Au, quando vai? Ma poi non riusciamo neanche a vedere il volto di questa bambina. How innocent. Così innocente. Naive. Ingenua. Limited. Limitata. Stubborn. Testarda. And very, 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 very alone. E tanto su. Ma tanto, tanto, tanto. Eccola lì. Atto 1. Sessione numero 3, di nuovo in tira. Adesso si muove l'ombra. E perché? È una cosa del genere, se non vado errato, non vorrei dire cagate. Ma dovrebbe esserci anche in un gioco che si chiama Contrast. Sempre se è questo il nome del gioco. Premi, vabbè, Y per cambiare personaggio. Premi X. Ah, ecco. Who are you? Ma perché adesso posso muovere l'ombra? I'm the one looking for the exit. Ma sarà questa la voce dell'attrice di Game of Thrones? Ah, l'ombra mi aiuta per camminare nell'ombra. No, ma è fantastico questo gioco. No. Ops. Ti guiderò. Posso saltare? No, non mi fa saltare. Ah, forse devo... Non devo morire. No. Riavvolgiamo. Ecco, così dovrebbe andare. E dai!
Dove è andata? È salita in cielo. Qua devo stare molto attento. È passato tanto tempo, quando avevo un'amica. Voglio farle vedere. Portarla, condurla, guidarla. Hey, follow me. E come fa? I might be able to get out this time. Stavolta potrei farcela uscire. Potrei davvero farcela uscire. As long as I follow, maybe I'll be okay. Se la seguo, forse andrà tutto bene. Andrà sicuramente tutto bene. Ma sicuro. Seguimi. Ma quanto è rilassante però sto gioco. Almeno fin quando non muori. No. Pazienza. No. Ehi. E qua come devo fare? E dai. Non è facile. Perché non devo toccare i rovi? Ombra! So! No. Lo so che ti sei stancata, però è difficile. Perché una si deve muovere nell'ombra, l'altra nella luce. Se la seguo concentrata, vigile, attenta. Stai andando bene. Insomma. Ma come faccio a prendere quell'uccellino? Possibile. Potrei uscire. E che è successo? Ah, ha fatto luce. No.
Sì, ma come faccio a prendere l'uccellino? Ah, mi devo nascondere qua. Preso. Non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta. Libri belli con storie meravigliose. Come on, you can do it. Forza, puoi farcela. Tieni premuto. Voglio fidarmi dei libri. Non confondere che cosa? E dai che non riesco a leggere. I libri con... la realtà. Nei sogni non ci sono limiti. Ma che devo fare con sta cassa? Non seguire ciecamente. Non confondere, vabbè, questo già l'avevo letto. Ma forse questa cassa la dovevo solo spostare per passare. Non credo che devo fare altro. Certo che l'ambientazione è molto strana. Ci dovremmo trovare una biblioteca, però... questo cos'è, un ascensore? Just a bit more. Solo un altro po'. Aspetta che arrivo io. E quindi? No, vabbè. Bene, ma adesso dove saremo finiti? Non vi resta che scoprirlo da voi, giocandovi il gioco. Perché, come ho detto, questo era un assaggio. Forse avrei potuto farci una serie, ma... credo proprio che non la farò. Anche se il gioco per me è approvato. Quindi lo continuerò per conto mio. Spero di avervi fatto conoscere un gioco che non conoscevate. Io personalmente non lo conoscevo.
L'ho scoperto per caso. Ma a quanto pare è uscito pure durante i recenti Games Awards. E io i Games Awards li ho pure visti un po', ma non me lo ricordavo proprio. E allora, se vi è piaciuto anche questo video, lasciate il consueto mi piaciozzo. Commentate e condividete se volete. Se siete nuovi sul canale, iscrivetevi per supportarmi e, come al solito, ci si rivede ad un prossimo video. Ciao! Attention of the class. My name is 1 second. My name is